del Consiglio Comunale. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali della seduta precedente. I verbali sono le delibere di consiglio numero 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 31 luglio 2019. Approviamo all'unanimità. Secondo punto, approvazione piano di estinzione del debito con la Regione Calabria per fornitura idrica 1981-2004. Allora, do io lettura di una memoria che vorrei venisse poi allegata alla delibera di consiglio, dato che questo è un punto abbastanza delicato, noi abbiamo parlato ovviamente più volte, siamo arrivati tutti insieme a questa decisione che si è rivelata ormai necessaria. Gentilissimi consiglieri, cittadini tutti, è per me doveroso oggi mantenere con la storia sulle motivazioni che hanno indotto alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno e quindi all'approvazione del piano di rientro di quest'annoso debito che la sempre Regione Calabria vanta di avere nei nostri confronti. Il nostro comune è risultato beneficiario dei finanziamenti di regolamento sismico inerenti il plesso delle scuole elementari centro e di efficientamento energetico inerenti il plesso delle scuole medie. Dopo regolare richiesta di liquidazione dell'anticipo, dopo 3 mesi circa, inopinatamente questo ente non otteneva la liquidazione dell'anticipo. In dettaglio trattasi di 206.000 euro per lavori di regolamento sismico della scuola primaria dell'infanzia centro e 108.000 per lavori di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della scuola secondaria di primo grado. E pertanto procedevo ad informarmi presso l'ufficio regionale di competenza circa 3 giorni di tale ritardo. A seguito di ciò mi veniva comunicato che la mancata liquidazione era causata dalla situazione debitoria del nostro comune nell'ambito del servizio idrico e in particolare per il mancato pagamento dei canoni riferiti al periodo 1981-2004 per un importo complessivo di 564.000 euro. Mi veniva quindi formalmente riferito che occorreva effettuare una transazione con contestuale pagamento della prima rata, altrimenti non si sarebbe potuto procedere alla liquidazione delle somme di nostra spettanza. Provvedevo subito ad effettuare accesso agli atti per effettuare le prime valutazioni sull'accertamento del debito e inoltre trasmettevo il giorno una dettagliata lettera nella quale esprimevo l'impossibilità di decidere e realizzare da oggi al domani un debito per il quale non eravamo neppure conoscenze e del quale non si trovava in comune nel punto momento. In seguito a tre richieste mi recavo con la Regione per incontrare il dirigente di Dipartimento Bilancio, il quale mi ribadiva che nessuna liquidazione poteva effettuarsi prima dell'approvazione della realizzazione. Nel frattempo veniva notificata anche la delibera di giunta regionale numero 492 del 14 ottobre 2019 ad oggetto atto di indirizzo diretto alla riscossione coattiva dei crediti vantati della Regione Calabria per la somministrazione di acqua a uso idropotabile del periodo 1981-2004, nella quale vengono indicate le motivazioni che hanno indotto la Regione al blocco dei finanziamenti e vengono inoltre indicate le modalità di riscossione del credito. Pertanto, anche a seguito di diversi incontri con i consiglieri di maggioranza, con il segretario, con i responsabili dell'ufficio tecnico e dell'ufficio finanziario, nonché con avvocati specializzati nel settore amministrativo e tributario, si è giunti alla conclusione che non c'è altra soluzione se non quella della ratizzazione del debito per porre fine a questa annosa questione. Ovviamente, se da un lato il nostro intento procede alla ratizzazione per lo sblocco dei finanziamenti, dall'altro si intende procedere con l'affidamento di un incarico legale per valutare l'effettivo ammontare e procedere eventualmente ad una rimodulazione del debito in una fase successiva. Alla luce di ciò, sono doverose alcune mie considerazioni personali. Nutro profonda stima nei confronti degli organi gestionali della Regione Calabria e nel rispetto il nobile operato. D'altronde, da quando ho avuto modo di confrontarmi con loro per la mia qualità di sindaco, ho trovato sempre apertura e disponibilità. La situazione venutasi a creare ci lascia però attoniti e impotenti, anche perché questa metodologia di discussione dei crediti vantati dalla Regione potrebbe anche spronare gli enti a pagare, ma certamente non produce effetti positivi sulla gestione della cosa pubblica nel suo complesso. Anzi, creerebbe un danno ingente, non solo economico, agli enti comunali. Basti pensare che il finanziamento attualmente tenuti in ostaggio riguarda 2 pezzi scolastici, di cui uno è sgomberato completamente con i bambini trasferiti in un immobile che, seppur idoneo, risulta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze. Tale attività di recupero forzato dei crediti messi in atto dalla Regione Calabria è quanto illegittimo, quantomeno ingiusta.
Sarebbe stato più consono da parte della Regione Calabria adottare misure preventive, come ad esempio la non partecipazione ai bandi per clienti morosi o la non sottoscrizione delle convenzioni relative ai finanziamenti giudicati, così evitare che gli enti beneficiari dei finanziamenti, ma morosi nei confronti della Regione, appaltassero i lavori relativi ai finanziamenti accordati per ritrovarsi in corso d'opera senza la corresponsione del dovuto da parte della medesima. La Regione Calabria non può certamente far cassa a discapito dei comuni. Siamo purtroppo vittima di un sistema che non funziona, un sistema che va a discapito dei comuni, che è l'ente più vicino al cittadino e che deve dare più di tutti risposte alle esigenze della società. La nostra decisione di poter realizzare questo legge è stata attuata nell'interesse delle diverse imprese che lavorano nella nostra comunità, dei bambini che hanno il diritto di svolgere le attività scolastiche in luoghi adeguati e sicuri, ma non di certo perché il debito sia legittimo. Questo verrà stabilito in pensione giudiziale. E se un solo euro deve essere restituito al comune della Regione Calabria, noi lo pretenderemo. Allora questa la vediamo alla delibera, quindi in buona sostanza noi l'abbiamo più volte detto. Procediamo a questa rateizzazione, che appunto si tratta di una rateizzazione, dato che nei residui del nostro bilancio queste somme sono comunque previste, e allo stesso tempo noi ci avvaliamo della facoltà di avanzare il ricorso innanzi all'autorità competente per l'accertamento del debito. Lo alleghiamo, lo inseriamo nella proposta delibera, lo inseriremo nella rateizzazione che faremo, quindi un indomani, nel momento in cui, perché ci sono diverse anomalie, queste le ho viste, parliamo di un debito che va dall'81 al 2004, quindi c'è qualche cosa così a primo impatto, qualche dubbio può sorgere, no? È legittimo, credo. Quindi noi sicuramente andremo continueremo per l'accertamento, perché dobbiamo essere sicuri di andare a pagare un qualcosa che è dovuto dalla Regione Calabria. Però allo stesso tempo oggi dobbiamo approvare questa realizzazione, perché altrimenti la Regione Calabria procederà attivamente e sarà ancora peggio per noi. Il debito comunque c'è, nel senso che negli anni ci sono state diverse difficoltà, messi in mora, le somme sono previste sia nel nostro bilancio in uscita che nel loro bilancio in entrata, quindi non si può dire che sono somme proprio campate in aria, questo va pur detto, però non possiamo nemmeno essere così, diciamo, sicuri e tranquilli nella propria questa realizzazione. Quindi questo lo metteremo ben in chiaro sia nella delibera che nella proposta di realizzazione, che la procederemo giudizialmente e eventualmente potremo anche rimuovere successivamente il debito e se qualcosa nel frattempo abbiamo dato alla Regione Calabria ce lo dovrà restituire. Quindi se ci siamo possiamo passare all'approvazione. All'unanimità. Allora, terzo punto all'ordine del giorno, allora questo qui, presa l'altro accordo di cessione bonaria e terreno per ampliamento cimitero, dobbiamo rinviarlo, perché sono sorte delle problematiche. Per quanto riguarda l'ampliamento del cimitero, stavamo procedendo all'acquisizione di un terreno che è contiguo all'attuale cimitero e nel momento della stipula di questo accordo bonario sono sorte alcune problematiche di carattere burocratico, diciamo, e dobbiamo rinviarlo perché devono essere fatte comunque delle valutazioni, del certamente lo rinvieremo di qualche giorno, quindi votiamo il rinvio oppure come facciamo? Sì. Quindi votiamo il rinvio, perfetto. Allora, invito. Quarto punto, ratifica delibera di giunta comunale numero 36 del 24 ottobre 2019. Allora, qui ratifichiamo una delibera di giunta con la quale abbiamo portato delle variazioni al bilancio comunale, variazioni abbastanza formali, si tratta, ve le riassumo un attimino, quindi c'è uno spostamento tra capitoli, dove ce l'ho qua. Ve le dico molto velocemente. Allora si tratta di alcune
gas, consumo della raccolta, del servizio di raccolta differenziata per i bolli auto, assicurazione per officine, perché per la riparazione degli scuolabus si è proceduto con una spesa maggiore, si è avuto una spesa maggiore delle officine, quindi queste sono le spese che sono state aumentate. Poi c'è stato anche, diciamo, alcune variazioni in aumento per alcune entrate che sono state accertate in aumento, che sono il contributo della Regione Calabria di 2.000 euro per eventi culturali, una previsione per quanto riguarda la francazione degli usi civici, un risparmio dovuto a seguito della rinegoziazione dei mutui che abbiamo effettuato qualche mese fa. Quindi dalla rinegoziazione emerge un risparmio di circa 5.000 euro e un contributo della Regione Calabria per quanto riguarda i libri da dare ai bambini, agli studenti della scuola elementare, quindi degli spostamenti formali per spese che sono, diciamo, state previste per spese in più che sono arrivate. All'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno, presa d'atto, rinvio contabilità economico-patrimoniale. Anche questo, diciamo, è una delle mie abbastanza formale. Abbiamo rinviato l'adozione della contabilità economico-patrimoniale del bilancio consolidato all'anno successivo. Ormai sta proprio la mattina di grande, quindi sì. Questa sarà l'ultima, non si sa. Quindi anche questo, diciamo, un adempimento abbastanza formale. Siamo alla votazione, allora in realtà. Prima di tutto, giusto in tempo di consigliere Valentino, proprio. Ma chi fa giri? Vabbè, quindi in conclusione, diciamo, era il punto più importante era questa realizzazione, questo debito adesso andrò subito. Consigliere, un po' di silenzio. Andrò subito in regione per anche perché si discute se fare un piano di realizzazione, diciamo prima, ventennale o decennale. E abbiamo richiesto anche con una nota dell'ufficio finanziario, insieme anche ad altri comuni, di allungare questa realizzazione da 10 a 20 anni. Probabilmente ce l'accorderanno, anche perché è una somma abbastanza ampia, ripeto, sono previste nei residui del nostro bilancio, quindi questo fa sì che non venga riconosciuto come debito fuori bilancio, sbaglio, essendoci queste somme più o meno, no? Cioè, quindi sì, le somme ci sono, cioè non vuol dire che c'è la liquidità, e comunque fatto sta che una previsione in bilancio c'è, quindi andrò subito in regione. Ecco, quindi andrò subito in regione. Quello noi abbiamo sfruttato bene insieme agli avvocati, insieme all'ufficio finanziario, volevamo, ecco, appunto, vedere il discorso prescrizione, che è quello che salta di più, diciamo, più in basso, no? Se parliamo del 2004, tutti quanti poi è prescritto. Purtroppo non è prescritto perché ci sono tutte le file, su questo la regione è stata molto attenta ogni 4-5 anni. Il fatto di una legge 81-2004, penso che ci siano somme del 1981, cioè questa è la dicitura che è partito così, questa. Però c'è stato il dissenso, ci sono state delle somme sono state già pagate, è rimasta solo l'intestazione. Sì, sì, va bene, non rimangono le somme dal 95 via così e qua, però sono sempre, parliamo sempre di 25 anni fa. Però la prescrizione comunque non c'è stata, perché ci sono tutte le note delle lettere, delle signore, modificate regolarmente, sono state recuperate tutte le ricevute delle raccomandate. Purtroppo, per nostra sfortuna, sono state, ma anche poi è stato un problema che ha riguardato quasi tutti i comuni della Calabria. C'è un elenco del 2015 in cui sono, mi pare, i comuni, cioè, nell'elenco di 15 pagine. Siamo rimasti in pochi quelli a non realizzare, perché adesso il problema è stato che si è arrivati proprio agli sbocci, cioè adesso o si procede o si procede. Mentre prima si erano più flessibili, forse, perché non c'era questa.
Adesso c'è stata, ecco, una delibera di giunta regionale a seguito della Farina, mi pare, della Corte dei Conti, in cui viene dato atto, viene dato atto di indirizzo agli uffici per la discussione collettiva. Infatti noi potremmo anche rischiare che arrivi fra 20 giorni e un mese, se non facciamo la direzione del commissario e del liquidatore, ma è venuto anche che è la regione pressata dalla Corte dei Conti, cioè per poter mantenere questi residui, il bilancio regionale ha bisogno di atti, atti certi, atti esecutivi, ed è la ratificazione. Per questo la totalità dei comuni non fa. Sì, c'è, cioè, questo. Perché ormai c'è questa delibera, la regione prenderà altri provvedimenti che possono essere, poco dice, spesa di loro, compensazione con le somme che ci deve. E questo è molto grave, che se ci toccano. Se ci compensano adesso andando la regione deve ritorno per 400.000 euro, oppure di ritengo questi siamo a posto, ma poi noi dobbiamo pagare le imprese, dobbiamo pagare più lavoro, quindi è peggio ancora. Oppure la commissario liquidatore che è venuto in un paese qua vicino arriva, poi decide il commissario come pagare a discapito dei mezzi nostri. Quindi noi stiamo cercando di, da un lato, di salvare capre e cavoli, di estinguere questo debito, farlo di un ginocchio meno dannoso possibile, allo stesso tempo salvaguardare anche questi finanziamenti in corso, perché sono allo stato completamente bloccati per tutti i comuni che non hanno messo, non ripeto ancora tanti, che non hanno proceduto alla realizzazione di questo debito. In effetti poi non è il tempo che vogliamo un tempo con il bilancio, che tu non controlli, ma c'è poi se c'è, diciamo, sulle residui passivi, non c'è cassa, però c'è. Ma non li copri tutti. Tutti no. Diciamo, per la parte che poi fra 8 anni, oppure fra 18, secondo me. Noi speriamo anche di ritrovarlo in ogni caso. Esatto, significa debito con il bilancio. Cioè nel senso che si impegna nei bilanci futuri a reperire. Allora, se ci siamo, ma questo è il tuo ultimo consiglio, se no è ancora ce la voglio pure in ufficiale, ma sto punto non facciamo. Vabbè, sì, che se ne farà in tempo. Per sicurezza noi un cornetto facciamo lo stesso. Va bene, la seduta è sciolta.